Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ogni anno il calciomercato ci regala molte sorprese, alcune sono vere, alcune chiaramente no. Tra quelle non vere spesso sono molte sono accostate alla Juventus, perché chiaramente è sempre più interessante il calciomercato di una squadra al top che di una squadra in fondo alla classifica, questo è abbastanza risaputo, ora tocca a noi, magari qualche anno fa toccava a Milan, a Inter e così via. Parliamo chiaro però di una cosa, allora, come ogni anno questo video potrei proporlo adesso, riproporlo fra 1 o 2 anni, magari cambiando solo i nomi, ma il concetto resta sempre uguale di qui ai prossimi anni, di qui agli anni passati. Cioè ogni anno, secondo i guru, i giornali, le fonti mai ben definite, smonta, la Juve smonta e rimonta la squadra, sempre. Questa è sempre una certezza. Certezza che viene smentita spesso, perché è vero che poi qualche cessione viene fatta per discorsi anche di richieste ai giocatori, per discorsi di età, quello che volete, e molti acquisti vengono fatti, ma di qui a smontare e rimontare in quel modo ossessivo che sembrerebbe dai giornali, insomma ce ne passa. Fino ad ora credo che siamo a 10-15 giocatori accostati alla Juventus, io direi anche di sì. Facciamo un po' di mente locale. Dalla Porta è stato accostato, beh, pare che solo Perin. Solo Perin per ora, perché nelle sessioni già invernali era già stato accostato Donnarumma e Meret, quell'anno scorso, adesso siamo solo a Perin, che dovrebbe essere confermato. In difesa hanno già accostato Godin, Darmian anche, quello è vero. Hanno accostato, no, là basta, perché abbiamo Gallagher che rientra, e abbiamo Alexandro che dovrebbe uscire ma che forse non esce più. Quindi difesa tranquilli. A centrocampo, man mano che avanziamo verso avanti, già iniziano ad aumentare i nomi. Qua ovviamente sono tantissimi. Pogba, Milinkovic-Savic, Pellegrini, Cristante, siamo a 4, Vidal, chiaramente questa cosa, siamo già a 5 centrocampisti accostati. E in attacco la cosa non si fa bruttissima. Morata, Icardi e anche Ronaldo qualcuno l'ha messo dopo che ha detto un paio di parole di troppo. Quindi siamo già forse a 3 e hanno accostato Cavani, perché Cavani sono accosti, cioè Cavani nel 2012 che viene accostato e Agüero dal 2010, più o meno siamo già a quelle cifre là. Bene, questi sono i giocatori che mediamente erano costati, alcuni si trovano ogni anno, da quando esistono, Cavani prima su tutti, e devo dire anche i difensori, Godin, quelli là, qualcosa erano costati, un po' perché comunque piacerebbero anche un po' l'ambiente. Detto questo, voglio parlare di una cosa. Rispetto ad altri anni, rispetto a 2 anni fa e all'anno scorso, c'è un reparto in particolare che è quello più a posto, anzi io personalmente la chiuderei lì per il discorso reparto d'attacco. Mentre quello centrocampo in effetti ha bisogno di un ringiovanimento, e Emre Can sicuramente sono nomi praticamente certi, la difesa ha bisogno di qualche rinforzo, visto che tanti sono andati via, e di tanti parlo i due terzini. Insomma, l'attacco è quello che onestamente per quest'anno, veramente io prenderei l'attacco, lo metterei là e ad agosto lo farei ripartire senza nessun problema. Perché parliamoci chiaro, quest'anno torna anche Piazza. Piazza che andrebbe praticamente a fare una specie di vice, vogliamo chiamarlo vice, dalla scossa sulla sinistra, insomma l'esterno d'attacco che quest'anno ci è mancato, o meglio non ci è mancato, però chiaramente ci è mancato ricambio, contando che poi ha giocato spesso Mandzukic, cosa che non la vedo ottimale. Appunto questo Mandzukic potrebbe tranquillamente fare il vice Higuain, è una cosa un po' uno sforzo che magari da non considerare, però magari alternandosi con gli altri attaccanti, insomma il reparto offensivo è lì bello che pronto. Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Higuain, Cuadrado volendo, che può fare anche il terzino, si è anche visto, Bernardeschi, insomma tutti ci sono, e Piazza che torna. Quest'anno veramente il reparto offensivo è quello che io personalmente non ci metterei mano, e secondo me, a meno di richieste di cessione da parte di questi giocatori, neanche Marotta e compagnia bella vogliono metterci in mano, almeno non quest'anno. L'anno dopo di sicuro, sicuramente, Mandzukic e Cuadrado sicuramente l'anno dopo, perché poi l'età avanza e i progetti, le motivazioni calano. Però secondo me alcuni giocatori adesso, al netto delle cessioni, dovrebbero rimanere. E proprio sono questi qua, come menzionato e che avete visto l'ultimo anno, anche tra l'altro. Però chiaramente, come ogni anno, il calciomercato si basa su cosa? Sugli interessi dei lettori. Interessi dei lettori, insomma, sì, i difensori sono belli, sono forti, ma alla fine non fanno i gol, non piacciono tanto. I portieri la stessa cosa, salvo magari, non so, ti arriva un Courtois, un De Gea, vabbè, allora fa interesse. Però mediamente, insomma, anche il Perin. Sì, io sono contento magari quando arriverà, però non sono nomi che fanno molto audience. L'attacco invece fa sempre molto audience, e quindi è giusto sempre accostare molti nomi e destare un po' di sospetti circa quelli che sono appunto i nomi degli attaccanti alla Juve. Voglio analizzare due nomi importanti che sono stati accostati con molta frequenza, sono stati restati molti dubbi circa i loro nomi, nel senso che Foto, Morata, comparatici, insomma sono due nomi caldi, che secondo me non sono stati manco lontanamente giudicati dalla nostra dirigenza, però
ma che per un motivo o per l'altro sono interessanti a livello di audience. Poi magari mi sbaglio e arrivano, però è una cosa molto dubbia e vi spiego il perché. Partiamo da Morata, serve la prima grande minestra riscaldata. Minestra riscaldata che io vorrei in qualche modo, visto che io sono legato a Morata, ma di ciò non mi priverei nessuno per far spazio a Morata, ma sappiamo che non è così e quindi dovrei comunque scegliere qualcuno di cui privarmi. Morata è stato costato in due modi. Il primo modo è quello più logico, una cessione di Mandzukic per far spazio a Morata, perché sostanzialmente riprenderesti Morata per far cosa? Il vice Higuain, che è dura mettere Higuain e Morata sullo stesso piedistallo, e ovviamente prendere il posto come esterno, insomma, quello che ha fatto un po' Mandzukic, cosa che Morata farebbe ancora peggio e che non può fare. E l'ultimo anno che ha giocato con Allegri, diciamo che ha giocato malino anche per questo motivo qua. Colpa di Allegri non lo so, colpa di sua non lo so neanche questo, sta di fatto che abbiamo visto giocare molto peggio nel secondo anno rispetto al primo appunto per la posizione. Quindi già per questo è una trattativa che anche con lo scambio Mandzukic appunto Morata sarebbe un pochino non verosimile. L'altra ipotesi appunto, Higuaín va al Chelsea perché forse ci va Sarri e quindi Morata torna a Juventus perché si è trovato bene. Parliamo di questa alternativa. Di solito quando un allenatore chiede ai giocatori, li chiede anche un po' in modo di, cioè, giocatori che tendenzialmente sono utili anche per il tipo di gioco. Higuaín è arrivato in una situazione in cui serviva per forza un attaccante. Higuaín sicuramente è arrivato anche grazie al benestare di Allegri. Non credo che abbia fatto la Juventus una trattativa così gigante senza che l'allenatore dicesse almeno sì, beh, mi piace. Quindi diciamo che Higuaín è un giocatore, quello che fa 20-30 gol, come ne ha fatti una ventina al campionato, che ti fa quei gol, che ti fa quel tipo di gioco, anche spalla alla porta con tutti i limiti che ha e con tutto l'apprendimento che ha avuto, perché Higuaín non ha mai fatto questa cosa qua, ma l'ha fatta e ha aiutato molto il gioco, non sentendosi il fulcro del gioco, ma parte integrante del gruppo, cosa che ha fatto vedere, con alti e bassi, ma l'ha fatto vedere. È un giocatore, un tipo di attaccante sui generis, Higuaín. Un po' vecchio stampo su alcune cose, ma è così, quello è Higuaín, che è totalmente diverso da quello che abbiamo visto fare appunto a Morata da noi e quello che in realtà è Morata. Morata è un giocatore che sfrutta molto bene il contropiede, sfrutta molto bene il gioco aereo, che potrebbe esserci utile il gioco aereo, parliamoci chiaro, con Costa, Cuadrado e così via, ma che attualmente il fatto già che sfrutti il contropiede al momento evidentemente non ci è utile. A me piacerebbe Morata. Non voglio fare un discorso adesso su Morata e Higuaín, però è anche vero che Allegri difficilmente secondo me andrà a cambiare ancora una volta dopo i giocatori che sono arrivati, e parlo dei giocatori esterni, un gioco dopo che ha trovato un minimo di stabilità offensiva quest'anno, non che l'abbia trovata ma sul quale ci ha lavorato sicuramente tanto. Quindi di per sé, primo, minestra riscaldata con tutti i discorsi economici che sono successi. Secondo, perché cambiare, cioè, Higuaín via, ma per un giocatore simile a Higuaín, magari più giovane, avrebbe senso. Ma perché Higuaín Morata? Secondo me è solo una suggestione da parte dei giornali per un discorso di cuore per Morata, un discorso di cuore per Higuaín con Sarri che va al Chelsea. Poi magari mi sbaglio, poi magari arriva uno, arriva l'altro, però per ora non vedo il senso, e ciò non vuol dire che non mi piace Morata o che non mi piace Higuaín. Però in effetti se si è costruito un progetto è giusto anche coerentemente andare avanti con questo. Io credo che la spesa per Morata è stata fatta una volta con la consapevolezza di finirla lì dopo 2 anni, e la spesa per Higuaín così grande è stata fatta per dare un po' di continuità a questo investimento, altrimenti sarebbe un flop in tal senso a livello economico. E infine il secondo nome, una suggestione che parte da qualche anno fa, prima che questo giocatore qua andasse all'Inter, parlo di Icardi, mi ricordo che era ancora la Sampdoria e doveva risolversi la questione con proprietà. E ovviamente hanno sempre scelto la Juventus come possibile acquirente tra le tante, quindi una risoluzione completa a favore dei terzi, cioè Juventus. Poi non se ne fece nulla e forse al tempo fu anche vicino, ma sono altri anni, con altre esigenze. Adesso torna in voga, anzi ieri è spuntata sta roba qua. Ci sono molte cose da dire, e qua il discorso è ancora più estremo rispetto a quello di Morata. Morata può anche andarti bene perché magari ci conosce l'allenatore e l'ambiente. Icardi è un giocatore, un attaccante totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo visto con Higuaín. È un attaccante forte ma limitato, forte perché una palla, un gol, però quella palla e quel gol arrivano perché c'è una squadra che ruota intorno a lui. La Juventus è una squadra spaziale, un top club, che non ha mai fondato su un giocatore stesso una squadra, un gioco. Questo per farlo, anche se sei top club, ma sei un giocatore come Messi. Ma neanche con Messi, neanche con Ronaldo in realtà, sono fossilizzati sempre e troppo su quel giocatore, perché alla fine ne perde un po' tutto il gruppo e a lungo andare può portare a insomma,
se non riesce a raggiungere i risultati come fare a Madrid, a qualche malumore porta. Però sicuramente non è che per un Icardi qualsiasi la Juventus e Allegri si abbasserebbe a concentrare un gioco su lui per far rendere lui e non far rendere gli altri. Ecco perché già questo è un motivo. Il secondo motivo è perché nel calciomercato, e soprattutto conoscendo Bandanara un po' la situazione che c'è intorno, parlarne fa in qualche modo alzare il prezzo del cartellino, perché probabilmente questo Icardi andrà venduto a qualcuno, ma non sarà la Juventus, quindi magari accostarlo e continuare a inzicchiare un po' il calciomercato, evidentemente è un interesse un po' dell'Inter, un po' anche dello stesso interessato, cioè Icardi stesso, insomma sono quei nomi che alla fin fine in qualche modo che se ne parli fa anche bene, fa anche comodo a tutte le parti. Però la prima cosa è che oltre all'investimento per un giocatore che secondo me è forte ma non fortissimo, quindi anche un po' sopravvalutato, è un investimento che non ha senso per motivi anche tattici e tecnici. A me non piace personalmente Icardi, ma nonostante ciò è tutto forte, che sono valutazioni diverse, parliamoci chiaro, però non vedo il senso di cambiare ancora di più rispetto a quello che sarebbe con Morata in gioco per un giocatore come Icardi, che non è un Lewandowski, non è un Cavani, non è insomma un attaccante da top, 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 top club. All'Inter ha fatto sempre bene, ma perché all'Inter ha avuto per ora negli ultimi anni con Icardi una dimensione da medio-medio-grande squadra, non da grande squadra. È un po' così come ha avuto anche Immobile stesso, cioè Immobile, per fare un altro esempio, che per fortuna non è stato accostato alla Juventus, almeno quello, è un giocatore che ha reso molto bene al Lazio perché è una realtà medio-medio-grande. Poi voglio vedere questi giocatori confrontati con realtà grandi, molto grandi. E allora lì le cose cambiano. Noi abbiamo giocatori per fortuna che sono anche ambientati in situazioni del genere, penso a Higuain che è andato da Real Madrid come, insomma, non co-titolare, al Napoli come titolare, quindi un passo in basso e poi un altro in alto allo Juventus come titolare, e ha, mi pare, con alti e bassi, con i difetti e tutto quanto, un po' retto il paragone. Però per il resto, secondo me, sono solo notizie di fantamercato. Calciomercato, pompato appositamente per far audience, come sempre. Poi, quando ha costato la Juventus, l'interesse anche nostro ovviamente viene fuori. Il fatto che io ne parli, alla fine vado a fare un po' il loro gioco di parlarne. Ma ci sta, il calciomercato è anche divertimento, interesse, perché alla fine, al di là degli interessi economici che ci sono dietro, c'è anche un po' il sogno, la passione, il divertirsi a fantasticare su formazioni e quant'altro. Però, chiaramente, parlandoci chiaro, questi due nomi, per quanto in qualche modo potrebbero essere verosimili per certe condizioni, ma per molte altre, secondo me non lo sono. Poi, chiaramente, come ho detto, mio parere personale, mio gusto personale, Morata lo rivorrei anche domani, ma non ce lo vedo bene in questo contesto, che va al di là di quello che è il mio gusto personale, Icardi ancora meno. Detto questo ragazzi, forza di voi come sempre, ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi video, spero di annunciare l'ufficialità con voi di qualcuno dei giocatori menzionati in questi giorni, perché in effetti sarebbe veramente una cosa molto interessante. Io parlo di Emre Can, parlo di Darmian, parlo di Perin, così ne parliamo più approfonditamente anche per le questioni che ci interessano davvero. Per il resto vediamo un po' quello che succede, la programmazione andrà avanti in questa estate, un po' come va il vento, perché ci sono tante cose di cui parlare, ma non è che, a differenza del campionato, sono notizie di cui si sa all'ultimo. E quindi bisogna anche un po' volare sopra le tendenze. Alla prossima, ciao!